Buonasera, bentrovati alla nostra rassegna stampa, il nostro sguardo alle prime pagine dei quotidiani che tra qualche ora potrete trovare in edicola. Chiaramente c'è ampio spazio per tutto quello che sarà la fase 2 con alcune regioni, soprattutto del nord, che vogliono un'accelerazione per riaprire il governo, gli esperti che dicono ci vuole però ancora prudenza e i conflitti anche politici con la maggioranza, con l'opposizione, in seno alla maggioranza e all'opposizione su dove trovare anche fondi economici per affrontare quelli che saranno mesi economicamente molto difficili per il nostro paese. Prima però presento i nostri ospiti di questa sera. Come sempre sono in collegamento via Skype perché in tempi di Covid-19 non sono in studio con me. Allora io do il benvenuto a Franco Amicucci, sociologo. Buonasera. Buonasera e dovremmo avere anche Mario Benedetto, editorialista del Tempo, eccolo qui, benvenuto. Buonasera, Laura, buonasera a tutti. Allora, partiamo subito dai giornali, dalle prime pagine, dai titoli. Vediamo il Mattino di Puglia e Basilicata. Se il nord apre, ci inguaia tutti. L'allarme è ribadito dal virologo Lopalco, a capo della task force pugliese per l'emergenza sanitaria. E poi in alto quella sera a Bari con Luis Sepúlveda, la morte dello scrittore, l'impressione che descrivono almeno i titoli dei quotidiani è che ci sia ancora molta confusione su quando, come e chi riaprirà. È così? Certo, è così. Ricordiamoci che noi stiamo vivendo una situazione straordinaria come la nostra generazione, la generazione del dopoguerra, non ha mai vissuto. Una crisi di un'intensità tale sul piano sociale, economico e sanitario, è la prima volta che questa generazione sta affrontando. In questo momento il paese è in uno stretto crinale. Da una parte c'è la tutela sanitaria, necessaria, fondamentale come diritto umano, come diritto di ogni persona, e dall'altra c'è la tenuta economica del paese. Ecco, è su questo stretto crinale che si sta muovendo il paese e quindi sono anche naturali spinte diverse con esigenze diverse. Certo, il nord ha più alta concentrazione industriale o altre regioni, anche come in questo caso la Sicilia, che hanno necessità, in questo caso anche nelle raccolte agricole, in altri settori, di dover ripartire, hanno una spinta maggiore rispetto ad altre parti del paese. Ma in questo stretto crinale che serve veramente una compattezza e anche un coordinamento del paese che rischia di venire meno se ogni parte sociale e ogni parte istituzionale va dalla sua parte. Certo, qui in questo stretto crinale bisogna mantenere questo equilibrio. Da una parte siamo proprio al limite ormai della tenuta economica. Abbiamo visto 7 milioni di persone che non stanno lavorando, che non stanno, alcune filiere come la filiera alimentare rischiano di essere interrotte. Quindi siamo in una fase delicatissima del nostro paese. L'esigenza di ripartenza c'è. C'è anche questa sensazione, che speriamo positiva, di ormai di declino. Un po' questo ciclo che si sta vedendo anche nel mondo di circa 70 giorni, che è l'intensità un po' del coronavirus, e quindi cominciamo a vedere da qui a fine mese, a inizio maggio, un po' alla fine di questo ciclo, e quindi c'è la necessità anche della ripartenza economica del nostro paese, ripartenza di quei settori che sono bloccati. Certo, credo, ho visto anche le prime dichiarazioni di Bonomi, appena eletto ormai di fatto presidente della Confindustria, dice la partenza sì in sicurezza. Ecco, credo che questo tutto il dibattito sarà con quale modalità negozi e fabbriche, vita sociale e scuole dovranno ripartire. Qui si riaprirà tutto il dibattito delle mascherine, le distanze, le norme igieniche, e quindi tutto un enorme, quindi, processo sociale nuovo che va riattivato, che coinvolgerà milioni di persone. Stiamo entrando in una fase nuova, che è quella della ripartenza in sicurezza, senza perdere assolutamente però il controllo delle forme di tutele minime proprio che devono impedire il contagio. Ecco, questo credo che sia un governo della complessità, che si chiama, cioè di tantissime variabili che bisogna tenere in equilibrio. E questo sentiamo proprio l'esigenza di guide competenti e autorevoli a tutti i livelli. Parlando di regioni che vogliono aprire prima, regioni che vogliono essere più prudenti, c'è qualcuno che sbaglia, qualcuno che ha ragione, qualcuno che ha torto? O non è così facile, insomma, di Ma individuare chi è? giustissima riflessione, nel senso, mi dai una grande responsabilità nel dare una risposta, ma te la do volentieri per questo, per quanto mi è consentito sapere e analizzare. Intanto premetto che sono Amicucci, ha fatto questa fotografia molto corretta, perché il crinale è esattamente quello. La parola d'ordine, ancora una volta, Laura, lo dico, è responsabilità, nel senso,
Bisogna capire, non ci dimentichiamo che nel momento in cui, quando poi purtroppo è scoppiata questa triste emergenza, pochi giorni prima che scoppiasse, c'era chi inneggiava la ripartenza, facciamo finta di nulla, è tutto normale. Ecco, io sono d'accordissimo e sono sensibilissimo e anche coinvolto, come tutti i professionisti che raccontano e anche vivono la dimensione economica di questo paese, nella ripartenza dell'impresa. Concommercio ci ricordava, per esempio, che a marzo c'è stato un calo, mi pare, del 31,7% dei consumi. È un dato grave. Evidentemente il tessuto economico, specialmente per come è strutturato il nostro, specialmente nelle condizioni in cui versa, non può permettersi uno stop troppo prolungato. D'altro canto, però, non vorrei che, inneggiando la ripartenza, rischiassimo di trovarci davanti poi a una, come dire, una retromarcia da dover fare o dover mettere una pezza, tra virgolette, una situazione di emergenza che comunque è già prevista, perché chiaramente, diciamolo chiaramente anche a chi ascolta, nel momento in cui si ripartirà in modo assolutamente controllato e governato, con il rispetto di regole che devono essere chiaramente ferre e sulla cui, diciamo, osservanza bisogna vigilare in modo rigoroso, è attesa dai medici, della scienza ci dice che si attende chiaramente una ripartenza dei contagi e sarà fisiologica che andrà governata. Uno, sulla sorta di patto sociale, appunto, tra attori, tra persone, tra aggregati, direbbe Amicucci, credo, agenzie di socializzazione dall'altro, quindi aggregati sociali, comunitas dall'altro, quello che mi sento di dire è che chiaramente dovremmo superare gli steccati ideologici, cioè se si trovano delle soluzioni vanno trovate sulla base non di regionalismi, cioè deve valere l'esigenza di una regione, ma non un regionalismo ideologico. Purtroppo abbiamo visto tutti anche scricchiolare un'intesa di carattere politico, un rispetto di carattere politico che deve vigere assolutamente, perché A serve, B deve essere di buon esempio alle persone che sono chiamate a tendersi la mano, e se la politica non lo fa per prima, capisci bene che rischiamo di lanciare un messaggio, diciamo, molto fuorviante. Quindi, per rispondere alla tua domanda, secondo me la soluzione si può trovare in tempi ragionevoli, in modi ragionevoli, l'emergenza c'è e resterà. L'importante è trovarla sulla base di dati di fatto, a partire chiaramente da politica, persone che sono intermediate dai corpi, i cosiddetti corpi intermedi, auguri economici, un ottimo professionista, una vita, diciamo, associativa lunga, quindi portare un'esperienza importante da una regione da un lato molto pesante e oggi molto colpita, però anche le parti sociali stesse probabilmente in parte sono a volte superate dalle pratiche delle aziende che rappresentano. Allora, nel momento in cui noi abbiamo una dotazione scarsa dal punto di vista tecnico, strumentale, e questa diciamo, situazione di gravità dell'emergenza in cui siamo trovati è stata anche dovuta a una carenza culturale, perché qui in Italia, non ci dimentichiamo, e fino a qualche giorno fa, chi lavorava a casa in smart working si pensava a se stesse in ferie, al riposo, non ce lo dimentichiamo. Portiamoci il buono, governiamo l'emergenza e portiamoci il buono trovando soluzioni con i fatti nel prossimo, diciamo, futuro e in quello ancora più lontano, che ci aspettiamo riporti la normalità vera, che non è dietro l'angolo.